È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farci coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche. È stato un vero ascolti quello registrato durante la finale del Grande Fratello 10, che si è aggiudicato la serata con 7.460.000 spettatori e il 34,47% di share. L'ultimo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi, che ha eletto vincitore Mauro Marina, ha ottenuto picchi del 60% di share. Mondo a bordo di un chopper, invece io passo la notte in un bar karaoke. Se poi mi trovi lì tentato dal video poker, ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Che ne sai della vita degli operai? Io spengo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco, il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami, se voglia, scorda i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Per far denaro ci sono più modi. Potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato conservatorio per Montecitorio. Gli pianisti sono più pagati di Ethan Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente. Sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe. Non Ha detto che non ha ancora rinunciato al suo progetto, nonostante le unanimi condanne da Obama a Karzai. We canceled it based upon his word. I understand. Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne un rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio temporale che riportò l'estasità alla sua essenza. La sicurezza è un dovere assoluto, un diritto intoccabile. Di Palermo, professori, precari e personale tecnico amministrativo hanno manifestato nel pomeriggio nei locali dell'ufficio scolastico in via Briuccia
temono il taglio dei posti di lavoro nel prossimo anno scolastico, a farne le spese soprattutto i precari, a cui non sono stati rinnovati i contratti alla fine di giugno. Sentiamolo dei manifestanti, Maria Pia Labita. Abbiamo fatto un sit-in di più di 300 persone al Parlamento e siamo stati ricevuti dalla settima commissione cultura alla Camera proprio per discutere e parlare. Firmato, un buon obiettivo.